di questo avvio ai lavori di questo seminario. Io non so se si sente. Sì? Sì. Beh, perfetto. Allora, il motivo del titolo del seminario è Processo all'Italia, mentre il sottotitolo riprende pari pari il sottotitolo del libro di Giuseppe Romeo, che è L'Italia dal sistema dei partiti alla crisi della democrazia. Quindi sostanzialmente Romeo poi se ne parlerà, insiste sostanzialmente sull'Italia repubblicana. L'Italia repubblicana nasce in un contesto molto particolare perché questo contesto è attraversato da un trauma nazionale, sostanzialmente una guerra civile, e poi dalla perdita di un conflitto. Ora, quando si parla d'Italia, a mio avviso occorre fare un discorso su un piano, su un orizzonte storico più ampio. Cioè, perché quando si va a individuare un po' o a cercare di descrivere la genealogia di un fenomeno, in questo caso di un fenomeno storico-politico, dell'Italia, magari si riesce a comprendere quegli elementi che poi nello sviluppo storico diventano caratterizzanti oppure diventano motivi di alcune crisi. Se noi facciamo appunto riferimento storico e situiamo la nascita della nazione, dello Stato italiano, diciamo nella seconda metà dell'Ottocento, quando poi diventa proprio uno Stato unitario, ebbene, notiamo che quella è l'epoca d'oro della costituzione degli stati-nazione in Europa. In quel lasso di tempo, gli unici due stati-nazioni che arrivano un po' più tardi degli altri diciamo, alla costituzione di una unità politica sono la Germania e appunto l'Italia. C'è da chiedersi come mai però questi due paesi, poi nel loro sviluppo storico, l'Italia è sempre stata sostanzialmente caratterizzata da una successione di crisi, mentre la Germania un po' meno, a parte il periodo diciamo, del regime nazionalsocialista. Perché questo? Molto probabilmente perché l'Italia, quando si è costituita come Stato unitario, lo ha potuto fare sulla base di un contesto internazionale per alcuni versi favorevole. Tutti sanno, diciamo, la tela che riuscì a cucire Cavour, no? Quindi sostanzialmente con la Francia, ma anche gli interessi britannici erano molto interessati all'unificazione della penisola italiana. Sto, come vedete, adottando un linguaggio che tiene al centro la geografia, perché la penisola italiana è proiettata nel Mediterraneo e una frammentazione di quello spazio geopolitico è un trauma, perché è impossibile, se l'Italia è frammentata, che l'Italia abbia la possibilità di incidere nel proprio territorio vicino, che abbia cioè la possibilità di incidere nel Mediterraneo e anche in Nord Africa. Tutti ricordiamo l'Impero Romano, no? L'Impero Romano aveva unificato la penisola e l'aveva posta al centro di un impero per cui poteva manifestare la propria potenza nel Mediterraneo e nel Nord Africa per poi espandersi e così via. La frammentazione dell'Italia in quel periodo a cosa era dovuta? Era dovuta a delle influenze chiaramente sia interne, ovviamente, una eredità storica delle varie signorie, i vari potentati, il Vaticano ad esempio, lo Stato Pontificio, gli interessi anche spagnoli per quanto riguarda l'Italia meridionale,
È proprio qui il problema dell'Italia meridionale. È da lì che nasce, a mio avviso, quella che noi definiamo oggi la famosa questione meridionale. In realtà è una questione dell'Italia ed è una questione di politica internazionale, non è una questione esclusivamente italiana. Che a chi interessava sottrarre a una certa influenza spagnola l'Italia, a chi interessava sottrarre all'influenza dello Stato Pontificio parte del meridione, ebbene, i beneficiari geopolitici ultimi erano sostanzialmente gli inglesi, la Gran Bretagna, non tanto la Francia, perché la Francia aveva un rapporto particolare ad esempio con lo Stato Pontificio. E infatti, se vi ricordate, da un punto di vista proprio meramente pratico, pragmatico, chi permise lo sbarco dei Mille a Marsala furono gli inglesi, perché Marsala era un porto ed era controllato proprio dalla marina britannica, sostanzialmente dal commercio britannico. E allora è così che inizia a nascere l'Italia. C'è una sorta di contraddizione apparente se pensiamo che nella terra in cui, diciamo, governata da una monarchia, una delle più antiche monarchie, chiaramente la Gran Bretagna, no? Però aveva libero accesso, aveva pieno soggiorno, modo di fare, personaggi tra cui Mazzini, cioè, che era un promotore invece di una visione repubblicana dello Stato-Nazione di quel momento. Sembra una contraddizione in termini, no? E invece è evidente che, oltre al vincolo, diciamo, c'erano anche dei vincoli, diciamo, che appartenevano a quei gruppi che si facevano portatori dell'unificazione nazionale. Ed erano dei gruppi che sostanzialmente facevano riferimento a certi gruppi internazionali legati alla massoneria, che poteva essere appunto o di stampo francese o di stampo britannico. E allora ecco che si capisce il motivo per cui personaggi considerati dagli stati più reazionari dei terroristi, come potevano essere appunto Mazzini, invece trovavano un'accoglienza particolare appunto in uno stato monarchico. Quindi, se noi andiamo a individuare questo, evidentemente vediamo che l'Italia nasce sì per dei motivi interni, sì perché c'erano ovviamente delle tensioni ideali da parte di molti giovani che pensavano in termini storici e si accorgevano che nel resto dell'Europa tutti gli stati si stavano organizzando su base nazionale. Però organizzarsi su base nazionale e quindi andare a minare le organizzazioni geopolitiche imperiali significava frammentare l'unità continentale. E se guardiamo poi a ritroso nella storia, guardiamo in avanti nella storia, notiamo che nell'Europa continentale gli unici stati che hanno mantenuto una certa peculiarità geopolitica, una certa possibilità di estendere la propria potenza e di restare sovrani, sono stati sostanzialmente due: la Francia e la Germania. La Germania, quando si è costituita come Stato-Nazione, non ha abdicato a un nome importantissimo per i tedeschi, il Reich, cioè ha mantenuto nel suo immaginario politico, nel suo lessico, che è anche simbolico chiaramente, il concetto di impero Reich. E infatti poi la Germania si è sempre espressa, a parte la fase la fase monarchica, a parte la fase, come dire, un po' giacobina del periodo nazionale socialista, si è sempre espressa in termini federali, no? Che è una riproposizione sostanzialmente di un concetto, sebbene sminuito, come volete, e così via, però riporta un po' una concezione di tipo imperiale, quindi sovranazionale, che tiene conto delle diverse diversità che possono essere sia di credo, sia etnico, sia culturale, e che ha un'attenzione e lascia una libertà
diciamo, anche alle amministrazioni locali, no? Sostanzialmente. E poi la Francia. La Francia lo ha potuto fare perché la Francia, prima di altri paesi europei, ha scommesso chiaramente sull'avventura rivoluzionaria, che è la grande rivoluzione, quella appunto francese, che passa alla storia come la rivoluzione francese del 1789, e ha trovato poi un generale col fenomeno del bonapartismo che ha mantenuto lo spazio francese, sostanzialmente tentando di ripetere, diciamo, nella storia di compiere un tentativo che potesse in qualche maniera richiamare anche in quella maniera un'Europa, diciamo, di Carlo Magno, quindi un'Europa del Sacro Romano Impero. Quindi queste due nazioni, e per questo si sono mantenute anche e hanno inciso nella storia europea successivamente, e hanno inciso nella storia anche recentemente. Oggi non possiamo non pensare all'Unione Europea se non pensiamo alla Francia e alla Germania. Sappiamo che l'euro, per quanto oggi sia in una fase un po' di declino, l'euro è sostanzialmente il marco, però non possiamo negarlo, tutto ciò. Se c'è una un'esposizione in ambito internazionale e su scala globale da parte degli europei, ebbene la Francia che ha ancora i suoi possedimenti d'oltremare, no? È così. Per l'Italia invece questo non è stato, molto probabilmente perché nella sua origine c'è un vizio, che è proprio quello di essere venuta a costituirsi come nazione in virtù di accordi, in virtù di un discorso di tessitura politica che teneva conto però degli interessi britannici e francesi, principalmente britannici. Questa storia, se andiamo a vedere nel corso dell'evoluzione dello Stato italiano come Stato-nazione, poi la ritroviamo successivamente. La troviamo per esempio nel 1911 con l'avventura della guerra in Libia. Perché la guerra in Libia da parte degli italiani, proprio in Libia poi? No? È perché chiaramente la Libia costituiva territorialmente che cosa? Una divisione di tipo geografico all'interno, andava a spaccare cosa? Il Nord Africa, che era sotto l'egida dell'Impero Ottomano. Quindi andare a colpire la Libia significava cercare di inserire un cuneo a detrimento della potenza ottomana. E questo a chi chiaramente poteva convenire? Qual era il beneficiario geopolitico ultimo? Era la Gran Bretagna, perché la Gran Bretagna voleva sostanzialmente essere egemone in tutto il Mediterraneo sicuramente, ma poi noi lo sappiamo, su tutto il globo terracchio, perché era una potenza talassocratica per eccellenza e disponeva di una flotta navale enorme. E quindi ecco, anche in quel frangente abbiamo, in quella guerra, la guerra libica del 1918, venne chiaramente fatta dagli italiani, perché pensavano di avere anche loro, no, diritto, diciamo, al loro posto al sole, perché tutte le nazioni europee si stavano muovendo in quel periodo per accavarrarsi in Africa, in Nord Africa, in Africa, diciamo delle aree. E il fatto che questa guerra in Libia sia stata fatta e anche con successo è dovuto anche a un altro elemento di politica internazionale, perché così l'Italia con l'avventura libica rispondeva in certo qual modo agli interessi francesi, che si erano troppo spostati evidentemente per l'Italia sulla Tunisia, e quindi chiaramente c'era anche questo ulteriore elemento da tenere in considerazione. Ritorna dopo una ventina di anni, negli anni 30, a metà degli anni 30, l'interesse dell'Italia
diciamo nel Mediterraneo e anche in Africa orientale, e questa volta però all'Inghilterra, alla Gran Bretagna, questo non piace e quindi la Gran Bretagna si fa carico all'interno della Società delle Nazioni di promuovere le sanzioni contro l'Italia. Cioè l'Italia quando cerca appunto di essere più autonoma, più sovrana, invece no, torna il discorso delle sanzioni che magari vengono all'inizio anche in quegli anni, se uno va a vedere un po' di pubblicistica di quell'epoca, si parla dell'Italia, improvvisamente l'Italia diventa sicuramente anche all'estero una dittatura. All'epoca fino agli anni 30-35 era una dittatura, ma era una dialettica più interna che internazionale. E invece nel 1935-36 l'Italia diventa effettivamente un regime dittatoriale a tutti gli effetti per tutto il cosiddetto mondo occidentale. E questa situazione della difficoltà quindi dell'Italia a essere effettivamente uno Stato-nazione unitario e sovrano, lo abbiamo poi con la perdita della Seconda Guerra Mondiale. E lì ci sono tutti degli elementi che vengono anche poi ovviamente riportati da Giuseppe Romeo, ci sono tutti quegli elementi che ci sono, che intervengono allorquando una nazione perde una guerra e poi la perde veramente male, perché noi l'abbiamo persa sulla base innanzitutto, diciamo, l'abbiamo persa militarmente e l'abbiamo persa politicamente, perché l'8 settembre è una ferita che rimane scolpita nella storia degli italiani, no? Non che l'Italia fosse prima a fare queste cose, perché già per motivi di politica e di opportunità internazionale, già l'Italia nella prima guerra mondiale, ricordo, in effetti era passata con una certa disinvoltura da un'alleanza all'altra, quindi da un'alleanza che era quella della Triplice, quindi sostanzialmente con gli imperi centroeuropei, poi era passata invece alle alleanze capitanate appunto dalla Gran Bretagna, appunto perché c'erano, come vizio d'origine, degli interessi britannici e anche francesi molto, molto forti in Italia. Ebbene, con la Seconda Guerra Mondiale, noi siamo riusciti, bene o male, un paio di anni dopo, a scrivere una Costituzione che risente, chiaramente, delle culture politiche dell'epoca, quindi la cultura politica socialista, quella cattolica, in piccola parte anche quella di stampo liberal-democratico, e quindi riesce. Però questa Costituzione, come la Costituzione o la non Costituzione tedesca e la non Costituzione dell'impero del Sollevante, sono delle Costituzioni che risentono ovviamente del fatto che sono state scritte da dei popoli che avevano perso la guerra. E accanto alla Costituzione, però, l'Italia è costretta in quel periodo, e anche qualche anno prima, a firmare dei trattati che ancora non si conoscono completamente tutti, e sono dei trattati che sono all'origine di quella che oggi noi e molti analisti definiscono il vincolo esterno. Voi tutti sapete che a partire almeno da 2016 si parla di sovranità, sovranismo e così via, si utilizza moltissimo questo termine. C'è chi ha fatto una grande carriera politica come partito, chi ci ha vinto anche le elezioni. Però questa atmosfera della sovranità perché viene fuori nel 2016? Sebbene era un concetto politico e anche culturale che serpeggiava in diversi circuiti o pensatoi europei, in particolare in Francia, perché ha una tradizione da questo punto di vista per quanto riguarda il sovranismo nazionale molto più lungo del nostro. Ebbene, nel 2016, perché nel 2016 ci sono le elezioni negli Stati Uniti, e qui torno al vincolo esterno,
negli Stati Uniti, in cui un personaggio un po' eterodosso rispetto alla politica statunitense riesce a prendere la presidenza e diventa il presidente degli Stati Uniti, quindi Donald Trump. Donald Trump è un personaggio molto particolare, ci voglio spendere due parole, perché non è un esponente tipico del Partito Democratico statunitense e neanche dell'Old Party, neanche del Partito Repubblicano statunitense. È un personaggio che nella storia degli Stati Uniti è più vicino agli esponenti del cosiddetto Third Party, del terzo partito, che potevano essere Iacocca una volta, Lyndon LaRouche un'altra volta, cioè tutte persone che si rifanno generalmente a una visione politico-culturale molto legata alla creazione degli Stati Uniti, quindi una visione della libertà repubblicana, a una visione diciamo proprio, non so, dei presidenti come Hamilton, e si rifanno in genere appunto a questo contesto politico-culturale da una parte, e dall'altra parte si rifanno a quello che oggi noi chiamiamo come populismo, insomma, no? E portando avanti questa sua retorica sulla sovranità, sulla sua libertà, sull'America First, in Occidente, in Europa in particolare, che soggiace molto alle correnti di pensiero che vengono da oltreoceano, chiaramente alcuni settori che già nel loro DNA avevano una concezione simile, quindi non so, alcuni nazionalisti di sinistra, alcuni di destra, eccetera, hanno cominciato a parlare, a partire da quel periodo, di sovranismo, fino ad avere, come l'avete visto anche nelle ultime elezioni, appunto anche dei partiti che poi non sono riusciti neanche ad arrivare in Parlamento, comunque hanno portato avanti, hanno promosso questo concetto del sovranismo. Ora, se noi parliamo di sovranismo, cioè di avere un grado di libertà tale da poter portare avanti una politica in campo nazionale e nel campo internazionale in maniera autonoma, questo a mio avviso sembra essere proprio una sorta di aberrazione, perché in un mondo così interrelato parlare di sovranità diventa molto difficile, no? Diventa quasi un'utopia. Come si può parlare di sovranità quando si è all'interno di organizzazioni come possono essere di tipo economico e parzialmente politico, come l'Unione Europea, oppure si fa parte di alleanze egemoniche come quelle della NATO? Cioè, c'è una difficoltà proprio, quindi uno parla di sovranità, allora di difficoltà a parlare. Quindi, da questo punto di vista, avendo fatto questo percorso, l'Italia è giustamente, come osserva Giuseppe Romeo, una nazione incompiuta, ma è una nazione incompiuta perché nasce già, a mio avviso, come nazione che difficilmente potrà diventare una nazione matura, difficilmente potrà diventare una nazione che possa riuscire a essere importante nelle dinamiche internazionali. Però, come noi ben sappiamo, tutte le entità politiche si muovono e camminano, è un vecchio detto, sulle gambe degli uomini, delle persone. Quindi bisognerà aspettare, io non so quante generazioni, che per cui l'Italia possa arrivare ad avere una certa autonomia, a contare nel contesto internazionale, a non subire i diktat che vengono dal Pentagono, da Washington, dalla City di Londra o da Bruxelles, e quindi a tentare di fare una politica nazionale innanzitutto, sociale innanzitutto, che si possa riverberare e appunto a maggior successo delle politiche nazionali di comunità
nazionale possa avere poi la possibilità di esternare questa potenzialità anche in campo internazionale e quindi incidere in campo internazionale. Non è un caso che oggi ascolterete due giovani, la dottoressa Maria Alessandra Varone e il dottor Paolo Cornetti, che hanno letto il libro di questi argomenti ne abbiamo parlato, e questo è interessante perché abbiamo, oltre il professor Romeo, due giovani, e è interessante perché ci auguriamo tutti che ascoltandole ci siano anche quegli elementi per cui ci sia un po' di ottimismo nell'orizzonte che abbiamo avanti noi. Adesso chiamerei la dottoressa Maria Alessandra Varone per la sua relazione. Grazie a tutti.